buon osservatore, Cole. Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso. Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena. E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre. Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie. In che anno siamo? Tu quale credi che sia? 1996. Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro? Sto semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare la gente del presente a capire lo sviluppo del virus. Questo non sarebbe il presente. Sì. Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico. L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus. Scimmie? È in un mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi. Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante? No, signore. Ha bisogno d'aiuto. Non penserete più che sono pazzo quando la gente comincerà a morire. Questo posto non mi appartiene. Sei qui a causa del sistema. Io so delle cose che voi non sapete. Sì, passerò. Mi avete mandato nell'anno sbagliato. Ne ha la certezza. La scienza non è più una scienza esatta. Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba. Come si è finito? Non lo so. Tu sei una psichiatra di chiara fama. Conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Hai detto che ho avuto delle allucinazioni. Spiegami che significa. Ci sto provando. Voglio che il futuro rimanga un mistero. Polizia! Posso aiutarti a farti uscire? Non puoi sfuggire, è inutile. Siamo tutti scimmie. Il virus è mutato, viviamo sottoterra. Noi ti osserviamo. Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta.